Video recensione dedicata a Modern Combat 4 Zero Hour, il nuovo sparatutto in prima persona di Gameloft. Anche in questo nuovo titolo della serie, Gameloft ha introdotto tantissime novità. Innanzitutto questo è il primo titolo Gameloft con motore Havok, che quindi dà vita a personaggi, oggetti e veicoli, quindi è tutto molto più realistico. L'audio è stato migliorato con voci di attori provenienti da uno studio cinematografico rinomato e le animazioni sono sempre più realistiche e gli oggetti dinamici, quindi sembrerà proprio di stare sul campo di battaglia. Due pulsanti in basso, il tasto per le info, Twitter, riconoscimenti, copyright, e il tasto delle opzioni per settare ad esempio le impostazioni, i comandi, l'audio, tasto dell'aiuto, la lingua, servizio clienti, e poi pulsanti campagna e multigiocatore. Anche il multigiocatore è stato ritoccato con nuove modalità, infatti potremo creare il nostro profilo grazie ad un sistema migliorato di armamenti e oltre 20 possibili combinazioni. È stato introdotto un nuovo sistema di specializzazione con nuove abilità e potremo far conoscere il nostro personaggio grazie ad un nuovo sistema di classifiche. Facciamo partire la campagna, così vediamo subito la grafica che è veramente migliorata, è un vero e proprio capolavoro grafico questo gioco, e il gameplay. Partiamo dalla prima missione, mettiamo facile, così possiamo girare liberamente sulla mappa senza rischio di essere uccisi facilmente. Dopo un incidente nucleare, l'unica speranza per impedire la catastrofe globale giace nelle mani di pochi soldati che devono ritracciare e salvare i leader mondiali da un gruppo di terroristi. Tasto per andare avanti. Il gioco è ottimizzato per il Retina Display e per il 4 pollici di iPhone 5. Video introduttivo, come possiamo ben vedere anche qui il motore grafico la fa da padrona. Adesso ne vediamo un piccolo pezzetto e poi avviamo la vera e propria missione. Eccoci qui, come potete ben vedere è tutto curato nel minimo dettaglio, vedete solamente i riflessi della luce, le nuvole in cielo e adesso anche tutte le varie esplosioni, l'interazione con i personaggi, i nemici, quindi è tutto curato veramente nei minimi dettagli. Graficamente è un vero e proprio spettacolo. Guardate già solo in fondo il fumo che dovrebbe uscire dal vulcano. Ho lasciato tipo tutto settato, quindi avremo anche la mira assistita. I pulsanti in basso a sinistra, quello per chinarsi, il pad virtuale per muoverci, sulla destra le bombe, tasto per sparare, il tasto per la mira, quindi per mettere il mirino, e il tasto per correre che ci servirà anche per scavalcare i vari oggetti, le cose che incontreremo per strada. In alto l'arma, ovviamente con gli swipe da destra a sinistra o da sinistra a destra potremo cambiare arma e cliccandoci sopra la potremo ricaricare. In alto a sinistra abbiamo il pulsante della pausa, una piccola minimappa che ci fa vedere con i puntini rossi dove si trovano i nostri avversari e poi quel pulsante che vedete con la freccia in alto ci porta al negozio militare. Adesso lo andiamo a vedere, dove potremo, grazie ai crediti, prendere e quindi acquistare miglioramenti, potenziamenti e accessori. Poi ovviamente si potranno acquistare altri crediti. Adesso cliccando con il pulsante della corsa scavalcheremo questo ostacolo. Faccio vedere un altro squarcio di cielo, è veramente bellissimo. Ci saranno sia sequenze di sparatutto in prima persona, come è ovvio in questo titolo, ma anche scene e azioni stealth o a bordo di mezzi. Però non vi voglio svelare troppe cose relative alla trama o a quello che incontreremo. Vedete, nonostante la grafica è veramente elevatissima, non troviamo il minimo rallentamento. Il test lo stiamo facendo su iPhone 5.
piccola esplosione, avversari sulla destra, saltiamo questo ostacolo, andiamo avanti. Questo nemico neanche si è accorto di noi, abbiamo dato una coltellata e andiamo avanti. Aspettiamo il nostro amico soldato. Adesso finiamo questa piccola parte di missione. Vedete anche la mira assistita. Nelle prime volte che giochiamo al titolo è veramente molto utile, poi ovviamente preso il via potremmo anche disattivarla. Andiamo avanti, seguiamo il nostro compagno e finiamo la prima piccola parte. Adesso ci sarà una scena di intermezzo per passare al proseguo della missione. Da sottolineare i caricamenti da una parte all'altra, quindi da un livello a un altro, sono veramente molto veloci, un notevole passo in avanti, quindi molto ben fatto. E come vedete ecco una scena a bordo di un mezzo. Possiamo fermarci qui, mettendo pausa potremo vedere anche i crediti che abbiamo guadagnato. Quindi che dire, Modern Combat 4 Zero Hour fa veramente un notevole passo in avanti rispetto al suo predecessore. La grafica è veramente il fiore all'occhiello di questo titolo, curata in ogni minimo dettaglio, animazioni realistiche, oggetti dinamici e il motore AVOC dà vita a personaggi, oggetti e veicoli, rendendo tutto molto più realistico. L'audio, come vi dicevo, è stato migliorato, il gameplay come sempre impeccabile e sicuramente su iPad l'esperienza di gioco sarà ancora più notevole, perché con i display più grandi si potrà ancora di più apprezzare la grafica di questo titolo. Un ottimo e uno dei migliori sparatutto al momento disponibili. Alla prossima!